piace tanto, no? 2013. Benissimo. Quest'anno il premio Cometa ha avuto molti più partecipanti rispetto già all'anno scorso e al 2013. Enzo Rosato è presidente di giuria oggi al premio Cometa. Il premio Cometa offre la possibilità per i vincitori di una vera e propria pubblicazione, quindi non un premio in noccioline, ma un'effettiva richiesta da parte di un editore di una pubblicazione. Questo entro un anno. Logicamente gli autori avranno la possibilità di parlare con l'editore, di mettersi d'accordo su quale opera e che tipo di lavoro. Allora io adesso invito i vincitori del premio Cometa, sezione Fumetto. Dobbiamo ringraziare te, Andrea, e anche Cristina. Normalmente voi ci avete premiato, ci avete dato la possibilità di essere qui con voi. Lunaris ha una guarda un po' negativa, onestamente. Prima facevi riferimento a qualcuno che invece magari aveva un'idea più positiva. Noi abbiamo voluto esorcizzare probabilmente con questa nostra negatività, quello che speriamo che non accada. Ecco. Grazie ancora. Ringrazio la Levanticon e i giurati per aver premiato il nostro lavoro. Grazie a tutti. Io ringrazio tutta l'organizzazione. Non lo so. Parlando di loro. Loro hanno fatto una cosa che forse sono stati gli unici a collaborare in team. Sì, ecco, questa è una cosa che funziona, cioè dovrebbe funzionare in questo modo. Il fumetto, in Italia ma anche all'estero, funziona realizzato in team. Cioè, lo sceneggiatore che scrive la storia, il disegnatore, non so se avete fatto colore, matite... Ah, avete fatto tutto, ma comunque, cioè, è un consiglio che vi do. Lavorate in team, conoscete gente, formate, scambiate idee, create storie, tutto modo, perché solo così avete, non siete soli, ma avete la possibilità di sperimentare e di far conoscere voi stessi già a chi vi sta di fronte e poi agli altri. È la giusta strada da prendere, infatti loro hanno vinto anche per questo, perché hanno capito questo importante fattore, quindi bravi anche per voi. Grazie. Da dove vieni? Io da Roma. Da Napoli. Da Firenze. Cioè, ragazzi. Cioè, capite, no? Cioè, sono riusciti a vincere in tre città differenti. Dai, veramente grazie. Grazie a tutti, Roberto Napolitano, ringrazio la giuria per la riuscita e ringrazio anche Diego Cavani che ha collaborato per dare le presentazioni è stata una bella esperienza, anche la prima professionale. Ringrazio gli elettrici di COP per aver suggerito a partecipare. In situazione io sono stata una persona che l'idea che era che nasce da un tema che era stato suggerito era quello di raccontare una storia in una presentazione e abbiamo sfruttato un po' di cicli classici della scienza, quindi la rivoluzione anche contro una scena di teatro negativa e quello che mi era piaciuto era il fatto che chi osserva in qualche modo si doveva sentire partecipe dell'esito delle persone che scappano dal pianeta e questo fatto attraverso la realtà delle persone che guardano la scena che ci vuole. Grazie ancora.
ma non era previsto.